Un tempo il cinema, la televisione e i libri erano l'unico intrattenimento di massa. Ma poi... Quando impari a controllare e a manipolare questo mondo virtuale davanti a te, è una bella sensazione. Ma i videogame aspirano a qualcosa che va oltre il controllo. La storia perfetta. La situazione è questa, un altro membro della squadra scientifica è scomparso. Non esiste un gioco che non si possa migliorare con una buona storia e dei buoni personaggi. Nel gioco c'è la possibilità di combinare la narrazione di una storia con la facoltà di intervenire nel gioco e compiere delle scelte. Ma manca ancora un elemento vitale, l'emozione. Un gioco per computer può farci piangere? Una volta data una risposta affermativa a questa domanda, penso non vi siano ragioni per non giocare tutti ai videogame. L'età d'oro dei videogiochi raggiunse il culmine tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con gli sferici Pac-Man e la moltitudine di invasori alieni. I videogame permettevano ai giocatori di controllare la propria esperienza digitale. Ma perché questa nuova forma di intrattenimento durasse, i creatori dei giochi sapevano di avere bisogno di ciò che possedevano la TV e il cinema: una storia. All'inizio molti videogame erano caratterizzati da una tecnica molto semplice, come Pong, in cui si fa ruotare un disco, si muove una barretta e arriva la pallina. C'è un po' di fisica, ma in realtà non c'è molto altro. È puro divertimento. Per continuare a intrattenere i giocatori, i creatori di videogame hanno imparato dai registi a connettersi con il giocatore a un livello più profondo. Perché i giochi si trasformassero da semplice divertimento, come ad esempio Pong, a vero intrattenimento, come quello di un film, i libri e così via, i giochi dovevano varcare la soglia della pura esperienza ludica e toccarci attraverso le loro storie, con una risposta emotiva. Dovevano avere dei personaggi a cui affezionarsi e da cui sentirsi coinvolti. Verso la fine degli anni 70, un film rivoluzionario portò il cinema d'azione a un nuovo livello, fondendo una battaglia fantascientifica con una storia drammatica. Usa la forza. Guidato da un eroe Jedi, il viaggio di Luke Skywalker era l'affermazione della grandezza e della possibilità per un uomo di provocare grandi cambiamenti. Hai compiuto il tuo primo passo in un mondo più grande. Un tema molto riconoscibile. George Lucas lo ha appreso dal testo classico di Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti. Guerre Stellari ha dimostrato che una narrazione un po' altisonante, un ritmo sostenuto, una grande tecnologia e splendidi effetti speciali non tolgono nulla alla storia, e questa influenza si sente ancora nei videogame. Gli avvincenti effetti speciali di Guerre Stellari attiravano la gente al cinema. Tu non credi nella forza, vero? A quel tempo i videogame erano ancora poco più che semplici giocattoli. Esistevano giochi spaziali come Asteroids e Space Invaders, ma non avevano personaggi o storie. Non ancora. Mentre Guerre Stellari illuminava gli schermi dei cinema di tutto il mondo, i giochi erano alla loro prima infanzia. Credo che l'industria dei videogame facesse di tutto all'epoca per migliorare quei giochi, cercando di sviluppare i loro controlli meccanici. La storia non era ancora un elemento preponderante. Così i videogame dovettero imparare dal cinema che una buona storia, combinata con un'azione eccitante, incolla gli spettatori alle poltrone e di conseguenza ai loro joystick. Per me è più interessante se c'è una trama epica, in cui io sono un eroe, come ad esempio nell'avventura eroica di Joseph Campbell. Per raccontare una storia bisogna avere dei personaggi. Se dobbiamo occuparci dei personaggi, dobbiamo occuparci delle emozioni. In futuro saremo una forma di intrattenimento del mercato di massa.
e saremo in grado di soddisfare clienti con ogni sorta di costi. Proprio come fanno oggi la televisione, i libri, la musica, i film. Il videogame non è diverso da qualsiasi altro mezzo creativo, secondo me, e i migliori artisti capiranno come farci piangere. Ma per creare videogame in grado di far provare emozioni, i programmatori avrebbero prima dovuto imparare a trasformare dei semplici pixel in nuovi eroi digitali. Dopo che milioni di persone in tutto il mondo avevano seguito l'eroico viaggio di Luke Skywalker in Guerre Stellari, i videogame si accorsero che probabilmente anche a loro serviva un eroe. Ma la scarsa potenza di elaborazione limitava i disegnatori nella possibilità di sviluppare l'aspetto di un personaggio, tanto più di elaborare una storia. Ci sarebbe voluta l'immaginazione di un artista e tecnologia all'avanguardia per trasformare i videogame in qualcosa di più che un giocattolo. Prima che la compagnia giapponese Nintendo divenisse famosa per i videogame, produceva di tutto, dai giocattoli in plastica alle carte da gioco. Negli anni 70, la secolare compagnia fondata a Kyoto si lanciò nell'industria dei videogame, distribuendo la Magnavox Odyssey in Giappone. Tuttavia, per affermarsi come protagonisti sul crescente mercato dei videogame, il direttore della Nintendo, Hiroshi Yamauchi, mandò suo genero, Minoru Arakawa, negli Stati Uniti per creare la Nintendo of America. Mr. Arakawa disse: Radar Scope sarà il nostro Space Invaders, il nostro Pac-Man, il nostro prodotto di successo. Ne ordinerò 3.000 dagli uffici giapponesi. Prima che quei 3.000 giochi arrivassero, la test unit che avevano allestito in un bar americano di nome Spot Tavern a Seattle iniziò a guadagnare sempre meno soldi. Così disse: oh no, sarò sommerso dai giochi Radar Scope inutilizzati. Cosa ci farò? Sommersa da una costosa montagna di prodotti falliti, la Nintendo of America aveva bisogno di un gioco di successo che si potesse giocare convertendo le macchine invendute. Dovevano solo mettere un paio di idee su carta, inventare un altro gioco e avrebbero avuto un videogame completamente nuovo. Il problema era però che non c'erano disegnatori di giochi disponibili, stavano tutti lavorando ad altri progetti. Poi Yamauchi si ricordò di un ragazzo di nome Miyamoto, andò da lui e gli disse: disegnaci un videogame. Miyamoto fu assunto come artista da Yamauchi, un amico del padre, nel 1977. Non essendo programmatore di professione, Miyamoto era più interessato a raccontare piccole storie nei suoi videogame. I primi a lavorare nell'industria dei videogame erano essenzialmente dei tecnici. Erano dei geni che ora avevano dei computer su cui pasticciare anziché un train set. Ma Miyamoto era un artista, voleva fare il burattinaio, voleva essere un intrattenitore. Shigeru Miyamoto ebbe la visione di un gioco con cui fosse divertente giocare. Cercò di ricreare quella sensazione di piacere, meraviglia ed eccitazione che aveva da bambino quando esplorava il mondo. Si ispirò anche ai cartoni anime e manga che resero lo stile dei suoi personaggi distintamente giapponese. I fumetti anime e manga giapponesi sono molto diversi dal gusto americano e europeo. I giapponesi crescono in un ambiente in cui si vedono adorabili personaggi infantili ormai da 40 anni. I manga e gli anime hanno avuto molta influenza sui giapponesi. È una delle nostre principali componenti culturali. Credo che la nostra passione per forme di intrattenimento come i videogame e i manga e la nostra immaturità di fondo siano in qualche modo preprogrammate in noi. È qualcosa che la gente desidera in maniera innata. Crescere come un bambino, avere qualcuno che si occupa di noi, non voler morire, è il nostro desiderio più grande nella vita, secondo me. La nostra ricerca dell'infanzia e di una libertà, in un certo senso inconscia, può essere la ragione per cui qui è fiorita questa cultura. Senza una tecnologia avanzata e senza alcuna esperienza di programmazione, Miyamoto fece l'impossibile. L'idea che mi venne per il personaggio principale era che non fosse splendido.